Andrea, problemi tecnici, dobbiamo rifare tutto, ma te la rifaccio volentieri la domanda. Un Real Miami pazzesco nei primi 40 minuti, avanti di 2 contro uno Sporting che è candidato per le posizioni alte della classifica. Nel secondo tempo si è staccata la spina in tutto e per tutto, anche a livello mentale. No, è un piacere ritrovarci qui, io in veste di calciatore, tu nella tua veste perfetta di commentatore e speaker. E la tua descrizione è stata perfetta, abbiamo impostato la nostra partita così, giocando con le ripartenze, sappiamo che loro comunque ai punti e sulla carta erano più forti tecnicamente, forse anche un po' più preparati fisicamente. Abbiamo retto finché potevamo, poi chiaramente le espulsioni non sto qui a determinare se giusto o sbagliate, sicuramente c'è da crescere anche sotto questo aspetto da parte nostra, però hanno inciso molto sul risultato finale, già facevamo fatica in 11 a reggere i ritmi dello Sporting, che come dici tu è una squadra candidata a vincere, abbiamo mollato quando ci siamo trovati in 9. Che poi c'è da capire il perché dell'espulsione di 20, perché non l'abbiamo capito neanche noi che eravamo là sopra. C'è stato un gesto, una parola di troppo. Neanche noi abbiamo colto la situazione, sicuramente sappiamo che il temperamento di alcuni nostri giocatori è eccessivo qualche volta. Ripartiamo da quello che abbiamo fatto di buono oggi. Lavoreremo sicuramente sull'aspetto che ha determinato, secondo me, in negativo il risultato finale. Secondo me uno dei problemi del Miami, per quanto ci sia stato un netto miglioramento rispetto alle prestazioni dello scorso anno, è che lasciate troppo spazio al limite dell'area sulla tre quarti vostra ai giocatori avversari che hanno modo di sistemarsi la palla sul piede buono, eventualmente calciare o eventualmente anche cercare una soluzione filtrante. No, a livello tattico hai rappresentato bene quelle che sono state le difficoltà della squadra. Effettivamente abbiamo sofferto a centrocampo dove loro hanno una marcia in più e sono molto tecnici. Avevamo preparato la partita per ingabbiare un po' il loro centrocampo. È chiaro che non sempre questo riesce perché bisogna abbinare sia condizione atletica sia capacità tattiche. Però diciamo ci siamo presentati bene, secondo me bene, ci fermiamo al primo tempo, analizziamo bene quello che è successo nel secondo e cercheremo di fare bene il campionato e nel proseguo della Coppa. Grazie Andrea. Grazie a voi.